Sono proseguiti ieri, domenica 26 gennaio, a Pescara gli eventi in occasione della giornata della memoria per ricordare Ermanno Parete, il finanziere sopravvissuto agli orrori di Dachau, originario di Abateggio, al quale è intitolata la caserma delle Fiamme Gialle di Pescara. Nell'aula magna Emilio Alessandrini del Liceo Classico di Pescara è stato proiettato il video di assoluto valore storico a cura del giornalista Andrea Beato, che ripercorre la deportazione, la prigionia a Dachau, la liberazione e il ritorno nel paese di Abateggio, presentato e commentato da Donatella D'Amico, dirigente del liceo, e Donato Parete, figlio di Ermanno, che ha parlato anche dell'istituzione del premio e della relativa borsa di studio, finanziata e destinata agli studenti meritevoli dell'Università Bocconi di Milano. È una giornata importantissima, la giornata della memoria, e abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere con noi Donato Parete, che ovviamente ci ha aiutato a riallacciare i fili della memoria per ricordare alle nuove generazioni quella che è stata una testimonianza meravigliosa, importantissima, da parte di Ermanno Parete, una testimonianza fatta di ricordi, di tante umiliazioni, sofferenze, che però ancora oggi ha la sua attualità. È intervenuta anche l'attrice e professoressa Franca Minnucci, la prima insegnante a portare la testimonianza di Ermanno Parete nelle scuole. Nel pomeriggio si è tenuto anche un concerto nel Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Avevo poi, insomma, come credo si sappia, un rapporto speciale con Ermanno Parete. Sono stata la prima, posso dirlo, la prima insegnante a portarlo, diciamo, e a farlo conoscere nelle classi. Inizialmente iniziai proprio dalla mia classe, perché ero, anche quando lo conobbi, ero anche molto stupita. Parlo degli anni 80 addirittura, fine anni 80, ero molto stupita, non c'era ancora il giorno della memoria, basta dire questo, di essere davanti ad una pagina della storia così dolorosa, così difficile, così importante. Per cui lo portai inizialmente proprio nella mia classe o nelle mie classi, e così è iniziata la nostra, diciamo così, collaborazione per certi versi. L'ho portato in giro per tutta l'Italia per fargli raccontare ai ragazzi, perché sapevo che era un messaggio troppo importante che doveva essere comunicato e doveva veicolare.